Il mondo del calcio sconquassato da due inchieste oggi. Fil Rouge, i soldi. I soldi dei diritti televisivi della Serie A, di cui oggi è stata resa nota un'indagine dell'antitrust, e i soldi dell'inchiesta sul calcio scommesse della Procura di Catanzaro. Scoperchiato dagli uomini del servizio centrale operativo di Renato Cortese, dalla prima divisione dello SCO di Andrea Grassi e dalla squadra mobile di Catanzaro diretta da Rodolfo Ruperti, un sodalizio per alterare i risultati di 28 partite della Lega Pro all'ombra dell'Andrangheta. 50 arresti, 70 indagati tra giocatori, dirigenti e finanziatori di combini internazionali, 30 squadre, praticamente coinvolta mezza Italia, un intero campionato di Lega Pro in bilico. In questa intercettazione esclusiva il boss di Lamezia Terme, Piero Iannazzo agli arresti, parla con un ex calciatore della Promosport Lamezia e rivela come funziona il sistema. Il presidente del Neapolis, Moxedano, indagato, non vuole pagarlo come consulente e lui reagisce. Ma tu no, io sono stato in acqua, ho parlato con Moxedano alla Neapolis. Ah. Ma vedi, cioè, ti avevo già pagato prima. Prima non mi pare che ci sono, però poco ti pare di uno. Prima non paga manco il giocatore, capito? Infatti il giocatore non può vincere il campionato. In quest'altra intercettazione, dopo la partita Cremonese Pro Patria del 15 dicembre 2014, persa 1-3 dal Pro Patria, come interesse del sodalizio, è chiaro per gli inquirenti quanti atleti del Pro Patria avessero venduto le loro prestazioni. Chi parla è un calciatore assoldato, Andrea Ulizio, indagato, con il padre Mauro, ex direttore generale del Monza Calcio e direttore generale di fatto del Pro Patria. Ai calciatori si aggiungeva anche la complicità dell'allenatore Marco Tosi, anche lui indagato. Dove siete? Tosi è il numero uno comunque. Ha fatto rivedere il video oggi della partita. Eva? Minchia, ha detto tipo... magari che ne so, un errore così, a noi ci difendeva sempre. Tipo sul gol, sul gol ha dato la colpa a Miles, sul primo gol. Su quello che l'ha fatto la papera Melillo alla fine, perché ha sbagliato. Ah, Ha dato la colpa a Miles, ha detto Miles. Che le passa in mezzo alle gambe. Cerolino stava staccato a marcare un altro, capito? Allora ho detto, sto bene. Invece a Miles ha dato la colpa che te, non può mai avere colpa lì Miles. Ascolta, è sul tuo fallo? Il mio fallo non l'ha fatto neanche vedere. No. Minchia, poi ad un certo punto Gerolino al primo tempo ha fatto un rigore clamoroso. Ma clamoroso. E lui ha detto, no, ma questo sei tu fatto. Guarda, non lo vedi, questo fa piscina, ve lo dico io. E li faceva così. Un grande, c'è difesa a noi. Te l'ho detto. Ai calciatori del Pro Patria, secondo gli inquirenti, sono andati 5.000 euro a testa. Gli organizzatori della Combin hanno sborsato 27.000 euro.